Siamo ufficialmente tornati dopo 2 settimane di stop e non per mia scelta, ma perché YouTube ha deciso di bloccarmi, no? Per quest'arco di tempo, in seguito, credo ad una segnalazione che ho ricevuto dopo l'ultima live effettuata sui mondiali. Mi dispiace veramente tanto che non vi ho potuto augurare delle buone feste nemmeno in un post community, perché non mi hanno dato neanche l'opzione o comunque la possibilità di effettuarlo. Quindi ragazzi, spero che abbiate passato veramente una bellissima vigilia, un bel Natale, un bel Santo Stefano in pace, ma soprattutto che abbiate passato un bel Capodanno e quindi ultimo giorno del 2022. Vi auguro veramente un glorioso 2023. Siamo al 1° di gennaio, speriamo che abbiamo davanti strada luccicosa, ecco, ve lo auguro a tutti quanti. Devo dire che nell'arco di queste 2 settimane mi sono perso veramente tante robe a livello calcistico, ma tralasciamo calciomercato e fatti successi sul campo delle amichevoli, perché ragazzi, c'è qualcosa di più importante. Dobbiamo esprimere 2 parole riguardo i 2 calciatori, i 2 ex calciatori che sono venuti a mancare, ma che prima di tutto sono uomini che hanno una famiglia e che, ragazzi, umanamente, veramente, non gli si poteva dire niente. Ci ha salutato Sinisa Mijajnovic, ragazzi, ex giocatore di Roma e Lazio, ma sempre tralasciando questo ambito, aveva una famiglia importante. Tanti amici, una persona che, ragazzi, veramente speciale, che ha avuto una personalità immensa, e dopo la malattia con cui stava lottando veramente da tanto tempo, ragazzi, ci ha lasciati in quest'arco di giorni, purtroppo, e mi dispiace veramente tanto per Sinisa, ragazzi, omaggiato ovviamente da tutti quanti, da tutta Italia e dal resto del mondo. E poi ci ha lasciato pure Pelé, ragazzi. Pelé, che a mio modo di vedere, ma penso sia oggettivo, è il giocatore più forte della storia del calcio. È stato il giocatore più forte della storia del calcio di tutti i tempi. Poi, ovviamente, il tutto è soggettivo, ma ragazzi, ci ha lasciati quello colui che, a mio modo di vedere, ha creato questo sport, perché, ragazzi, le finte che vediamo quest'oggi praticamente le ha attuate tutte lui. Giocava con un pallone di cuoio, ragazzi, in epoche dove comunque c'erano dei giocatori veramente forti nel campionato in cui lui appunto giocava. E ragazzi, mi dispiace veramente tanto, perché lui, ragazzi, è il calcio in persona, ma tralasciando ciò, tralasciando sempre questo ambito, è stata una persona veramente fantastica, che muore, se non sbaglio, all'età di 82 anni, ragazzi, in seguito anche lui ad una malattia, se non erro, ragazzi. E mi piange il cuore, perché Pelé, ragazzi, prima di tutto è stato un uomo veramente fantastico, a cui possiamo dedicare libri su libri, e che in futuro, ragazzi, verrà ricordato per sempre. Orei è andato via, Orei sta lassù, ragazzi, che ci osserva, e ovviamente sarà già assieme a Diego Armando Maradona, che ci aveva lasciati più o meno 2 annetti fa, i 2 più grandi campioni della storia del calcio, che hanno regalato delle emozioni incredibili sotto questo punto di vista. Grazie, grazie veramente tante a Orei, ragazzi. E poi, regà, diciamo che vi ho detto tutto. Questo era, volevo parlarvi principalmente di questo. Poi, ovviamente, sono successe veramente tante cose. Devo vedere magari se posso formulare dei video, no? Che magari comprendono solamente questo concetto, quindi non ve ne parlo a lungo. Però, ragazzi, possiamo accennare tranquillamente che Cristiano Ronaldo, anch'esso uno dei giocatori più forti nella storia del calcio, ragazzi, ha abbandonato il campo, tutti i campi europei, e va a giocare appunto all'Al Nasr in Arabia Saudita. E ragazzi, ho avuto tante critiche sui social, io ve l'ho detto già, non è che voglio fare un discorso ben approfondito, ma io spero per lui che si troverà bene, perché ragazzi, posso augurare solo questo, perché io ho visto l'epoca di Messi e Ronaldo, e screditare uno dei due lo reputo veramente una roba ingenua, ragazzi, e spero che non venga fatto, anche se sui social sta esplodendo il mondo, se n'è andato per i soldi, regà, però l'avremmo fatto tutti veramente tutti quanti. E quindi lasciamolo perdere. Cristiano Ronaldo ha fatto la storia di questo sport e verrà sempre ricordato come tale. Messi, che ha vinto il mondiale, ragazzi. Poi farò un video, raga, dove parlerò
un po' di tutto quanto, devo riprendere anche, no, il filo del discorso nei video perché mi manca tanto farli, mi è mancato tantissimo, vi dico la verità, mi sarei mancati un po' tutti quanti e 2 settimane sono veramente tante, regà. Vi auguro quindi dei bellissimi giorni festivi che comunque vanno a continuare, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like e supportatemi perché regà, è stata veramente dura, ma dai. Dai, più forti di prima, torna la Serie A, ragazzi. E quindi, se stiamo a divertirsi, divertiremo.